Allora, bentornati, eccoci al primo video vero e proprio di questo libro. Parliamo un attimo di sound. Allora, come avete visto nella parte scritta, John, pur mantenendo sempre il suo caratteristico timbro da precision, anche se poi ha usato anche altri bassi, però diciamo in linea di massima, il suo sound tipico è con il suono il preciso, quello che ha utilizzato di più e quello con cui ha registrato la stragrande maggioranza di brani, è quello che lo ha reso molto riconoscibile all'ascolto, diciamo. John non ha mai utilizzato grosse cose, nel senso che ha cambiato sì, molti amplificatori, cioè molti, no, alcuni durante la carriera, e io credo che abbia sempre usato corde ruvide, almeno sentire le tracce separate. Si sente bene che il suono, mi sembra strano che abbia usato anche corde lisce, o magari l'ha fatto con il fretless, e in linea di massima tutto il suono veniva appunto dal basso, dalle sue mani e dall'uso del plettro, dalle regolazioni dei potenziometri. Ecco, questo ci tenevo molto a dirlo quando magari mi viene chiesto: ma secondo te che altezza di corde aveva, che tipo di pickup, quanto erano distanti dalle corde. Queste sono cose, sono dettagli che purtroppo io non posso conoscere, ecco, posso andare un po' a istinto, a sensazione. Secondo me, ecco, secondo me John non aveva né le corde rasoterra, diciamo, né troppo alte, una giusta via di mezzo. Aveva certamente un tocco bello deciso quando serviva, ce l'aveva anche molto vellutato quando doveva fare le dinamiche, o quando magari il brano richiedeva un tocco un po' più leggero. Suonava in molti modi diversi, ma quello vedremo dopo quanto riguarda la tecnica. E io posso dirvi, scusate, che quando suono i brani dei Queen, vi faccio vedere. Ah, io utilizzo appunto quando suono i brani dei Queen, o comunque quando voglio un sound da precision, semplicemente ho principalmente questo preciso, che è formato da un corpo dei primi anni 2000, era già nero, pickup vintage, Fender vintage se non sbaglio, passati tanti anni, quindi probabilmente qualche informazione l'ho rimossa. Il manico è un po' più recente, si parla del 2010. Vediamo se riesco a far vedere un po' meglio. Le corde sono Rotosound, l'hardware, le chiavette, diciamo, è tutto della Schaller, o Schaller, made in USA, ovviamente. Il ponte è sempre Schaller. E potenziometri anch'essi dorati, insomma, molto copia Wembley, diciamo, tour di Wembley. Non utilizzo effetti, vediamo se riesco a farvi vedere io cosa utilizzo di preciso. Facciamo un cambio. Allora, ho un accordatore, da basso parto col cavo. Un paio di effetti che uso per altre situazioni, un piccolo equalizzatore, ma
raramente lo utilizzo, da cui esco ed entro direttamente in una scheda audio semplicissima della Behringer con due canali proprio, che è collegata al computer. Questo è il mio, diciamo, setup, la mia strumentazione per registrare, ma anche live non è che cambi moltissimo, insomma, preferisco il suono del basso diretto, come poi al limite il fonico lo gestisce un po', diciamo, quando gli arriva il segnale al mixer. Allora, invece nel prossimo video andiamo a vedere le principali tecniche di John. Qui entriamo proprio nel vivo dello studio di questo grande, enorme musicista. Per ora vi saluto e vi ringrazio di nuovo.